Signore e signori, benvenuti nel Talking News, il format mensile nel quale vi riassumo tutte le notizie più importanti del mondo dell'orologeria. Questo mese le notizie sono state davvero tantissime, tant'è che abbiamo dovuto necessariamente suddividere questa puntata in due parti diverse. La prima che va in onda oggi e la seconda invece che andrà in onda lunedì prossimo con le restanti notizie del mese. Prima di continuare, una piccola novità molto interessante, e cioè che tutte le notizie delle nostre puntate di Talking News da oggi le troverete anche in formato scritto, quindi testuale, sul blog di clockphase.it. Oh, io ve lo dico prima perché mi fido, ma il video guardatelo. Scherzi a parte, chi non può guardare tutto il video, chi si scoccia di ascoltarmi o chi non sopporta la mia voce, trova, insomma, tutte le notizie e tutti gli approfondimenti su clockphase.it. Ora possiamo partire con la nostra puntata. Omega ha recentemente ampliato la sua collezione Seamaster Diver 300 metri introducendo una nuova versione senza datario, disponibile in quattro varianti che combinano acciaio inossidabile, alluminio e titanio. Questa edizione si ispira al modello Seamaster Diver 300M 007 Edition grazie ai nuovi quadranti con motivo a onde e all'assenza del datario. La cassa mantiene il diametro di 42 mm e uno spessore di 13,8 mm con una resistenza all'acqua fino a 300 metri. Le varianti presentate sono essenzialmente due: lunetta in alluminio e quadrante nero, oppure lunetta in titanio con minuteria in rilievo sabbiata e quadrante grigio spazzolato. Questi modelli sono alimentati dal calibro Omega 8806, un movimento automatico coassiale Master Chronometer certificato METAS. Offre una riserva di carica di 55 ore e una resistenza ai campi magnetici fino a 15.000 Gauss. Il movimento è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. Le opzioni includono un bracciale mesh in acciaio inossidabile a maglia milanese con chiusura pieghevole, oppure un cinturino in gomma coordinato con il colore del quadrante, dotato di fibbia in acciaio. I nuovi Omega Seamaster Diver 300M No Date sono disponibili presso le boutique Omega e rivenditori autorizzati. I prezzi sono di 7.300 euro per le versioni con il bracciale, oppure 6.600 euro con il cinturino in gomma. Triton ha rilanciato il modello Spirotechnic, un orologio subacqueo iconico degli anni 60 strettamente legato a Jacques Cousteau. La cassa in acciaio inossidabile misura 39 mm di diametro, 12,25 mm di spessore e ha un lug to lug di 53,75 mm. Presenta una corona a vite posizionata a ore 12, protetta da un'ansa articolata che serve proprio a muovere il cinturino, e una lunetta unidirezionale con inserto in vetro zaffiro graduato in 60 minuti. Il quadrante nero laccato è disponibile in due versioni: Classic Black con indici applicati e Super Luminova C3, oppure Sport Black con indici dipinti e Super Luminova Old Radium per un fascino più vintage. Entrambe le versioni includono una finestra della data roulette a ore 3 con numeri alternati in rosso e nero. L'orologio è alimentato dal movimento automatico Triton G100 basato sulla Juper G100 per l'appunto, con una riserva di carica di 68 ore. È resistente all'acqua fino a 200 metri come il modello originale, viene fornito con un cinturino Tropic in gomma nera e chiusura ad ardiglione per un prezzo abbastanza importante, 5.200 euro. Nevada Grenken, storico brand rilanciato nel 2020, ha presentato l'Antarctic GMT, una riedizione del suo primo orologio GMT degli anni 70. Questo modello presenta una cassa in acciaio inossidabile da 36 mm di diametro, 11,1 mm di spessore e soli 41 mm di lug to lug, con una rincorsa ai diametri piccoli che personalmente ritengo un po' anacronistica, come sicuramente saprete, per quanto comunque in linea con il modello del passato. Una ghiera interna girevole bidirezionale per l'indicazione del secondo fuso orario è azionata dalla corona a ore 2, poi naturalmente completa la funzione GMT. Il tutto per 50 metri di impermeabilità. Il quadrante nero opaco è dotato di indici e lancette luminescenti, ma è presente anche una versione limitata a 99 pezzi con quadrante marrone invecchiato. Alimentato dal movimento automatico Soprod C125, l'orologio offre una riserva di carica di 42 ore. Il prezzo è di 1.500 euro, ma sarà possibile sceglierlo, oltre che con cinturino rally marrone, anche con un Tropic in gomma o bracciale in acciaio.
Mark & Morse, microbrand giovanissimo italiano che nasce dall'incontro dei tre fondatori, Fabio Moretto, Federico Marchesini e il designer Luca Marchiori, ha presentato Opera Viva, un diver Swiss Made ispirato al mare Adriatico e al delta del Po, con una resistenza all'acqua fino a 300 metri. La cassa, con un diametro di 39 mm, un lug to lug di 48 mm e uno spessore di 12,4 mm, è protetta da un vetro zaffiro ed ospita all'interno il movimento automatico Sellita SV200 Elaborate, e ogni calibro viene regolato internamente all'azienda. La ghiera 120 scatti unidirezionale ospita un inserto in ceramica retroilluminato e il fondello coniato raffigura una nave in dettaglio, mettendo in risalto l'opera viva, ovvero il termine nautico che si riferisce alla parte dello scafo costantemente immersa sotto la linea di galleggiamento. Ed è anche l'elemento che ispira il nome di questo orologio. Opera Viva è disponibile in tre varianti di colore: blu, nero e un bellissimo panna con ghiera ceramica bordeaux, e ogni variante è disponibile in soli 100 pezzi a 998 euro di listino. Iscrivendovi al sito di Mark & Morse entro l'1 dicembre inoltre potrete partecipare alla scontistica del 15% per il Black Friday. Questo video è offerto da lumixcleaner.it, che cos'è? Un kit per la pulizia, satinatura e lucidatura di orologi, ma anche di gioielli in generale, di cui vi ho parlato più approfonditamente proprio in una recensione qui su Tot. È un prodotto che mi ha soddisfatto e se non fosse così non ve ne parlerei. L'ho provato sul campo, nel video si vede anche come adopero sia le spugnette per la satinatura presenti all'interno della confezione, sia anche la cera per la lucidatura, e che ha dato risultati molto molto soddisfacenti in entrambi i casi. Non è un prodotto economico, non costa neanche tantissimo naturalmente, ma è un prodotto che vale sicuramente i soldi spesi. Un po' per le spugnette per la satinatura, che normalmente non è facile trovare in commercio, soprattutto della grana giusta, come vi ho fatto vedere anche nel video. Un po' anche per la cera, che in quantità abbondante per tantissime lucidature, è anche un prodotto molto molto valido, e anche a confronto del Keep Cod, che è un po' più economico, ma ha dei vantaggi come per esempio banalmente i cattivi odori, ma anche il fatto di non essere troppo liquida e quindi di non andare inavvertitamente a rovinare eventuali parti satinate. Maggiori informazioni le trovate su lumixcleaner.it oppure nel mio video, nella mia video recensione, che trovate tra i video pubblicati sul canale. E ora torniamo alle nostre notizie. Veniamo a Tudor, che ha presentato il tanto discusso e recensito Pelagos FXD GMT Zulu Time, sviluppato in collaborazione con la Marine Nationale, specificamente per l'aeronautica navale francese. Questo orologio presenta una cassa in titanio grado 2 da 42 mm e 12,7 mm di spessore con anse fisse, garantendo robustezza e affidabilità per lo scopo militare per cui nasce. Il fondello invece è realizzato in titanio grado 5. Il quadrante nero opaco è dotato di indici e lancette luminescenti invecchiate, inclusa una lancetta GMT arancione per l'indicazione del secondo fuso orario. La lunetta girevole bidirezionale in ceramica opaca presenta una scala graduata di 24 ore per la lettura del secondo o del terzo fuso orario, alimentato dal calibro di manifattura MT5652U certificato METAS. L'orologio offre una riserva di carica di 70 ore e una resistenza all'acqua fino a 200 metri. Viene fornito con un cinturino in tessuto verde con fibbia in titanio e il logo dell'aeronautica di navale francese. Il prezzo è di 4.750 euro e per maggiori dettagli vi rimando alla nostra recensione qui sul canale. Tag Heuer ha presentato il Carrera Chronograph Tourbillon per Senna, un'edizione limitata a 500 esemplari che rende omaggio al leggendario Ayrton Senna. L'orologio presenta una cassa in titanio grado 2 da 44 mm di diametro e 15,1 mm di spessore, con una lunetta fissa in carbonio forgiato con una scala tachimetrica. Il quadrante scheletrato mostra il movimento automatico di manifattura calibro TH2009, dotato di tourbillon visibile a ore 6. È completato poi da un cinturino in gomma blu integrato alla cassa ed è disponibile da novembre 2024 al prezzo di 37.000 franchi svizzeri. Non dimentichiamo che, oltre ad essere un'edizione limitata, è un tourbillon.
Longines ha presentato una nuova edizione limitata del Conquest Chronograph in occasione dei 48esimi campionati mondiali di sci alpino fissa a Salzburg in Austria. Questo modello presenta una cassa in acciaio inossidabile da 42 mm, resistente all'acqua fino a 100 metri, con una lunetta in ceramica nera e un vetro zaffiro antiriflesso su entrambi i lati. Il quadrante antracite con finitura satinata verticale ospita tre subcontatori neri, piccoli secondi a ore 3, contatore delle 12 ore a ore 6 e contatore dei 30 minuti a ore 9. Gli indici applicati e le lancette sono rivestiti in super luminova per una migliore leggibilità anche al buio e l'orologio è alimentato dal calibro automatico L898.5 che è un'evoluzione del calibro ETA 2892 con modulo cronografico con una riserva di carica di 59 ore e una resistenza magnetica migliorata grazie alla spirale in silicio. Il Conquest Chrono Sky Limited Edition è disponibile con un bracciale in acciaio inossidabile e in confezione presente anche un cinturino in gomma. Sarà prodotto in 2025 esemplari e il prezzo è di 4.500 euro. Il 2024 segna un'importante svolta per Nostas, che consolida la sua presenza globale non solo sul mercato digitale ma anche fisico grazie a un ambizioso progetto di espansione internazionale. Spicca il progetto Nostas Universe, che ha permesso di entrare in contatto con figure di rilevanza globale come Alvaro Herrero, celebre fotografo subacqueo e vincitore del prestigioso contest firmato National Geographic. Un'iniziativa che sottolinea il legame di Nostas con il design, l'arte e le storie che ispirano le loro creazioni. Quest'anno Francesco Nostas, volto del marchio, ha presentato le collezioni Audace a un pubblico completamente nuovo durante due importanti eventi internazionali, il Wind Up Watch Fair, tenutosi a New York lo scorso ottobre, e il Wartime UK, celebre evento di orologi del Regno Unito, che ha ospitato marchi provenienti da tutto il mondo, presentando le ultime innovazioni del settore. Inoltre, già dal 25 novembre e fino al 2 dicembre, Nostas offre il 30% di sconto su tutti i loro prodotti per il Black Friday. Trovate tutti i loro orologi su nostasrome.com. Parliamo ora di uno degli oggetti che più mi affascinano, ovvero il Bulgari Octo Finissimo, che progetto che attualmente detiene 9 record mondiali nel settore degli orologi ultrasottili complicati. Bulgari ha collaborato con l'artista concettuale francese Laurent Grasso, da sempre affascinato dall'energia elettromagnetica e dai fenomeni paranormali, il cui lavoro sposa l'ignoto e l'intangibile. Ne è nata una versione speciale dell'Octo Finissimo e questa edizione limitata a 200 esemplari presenta una cassa in titanio sabbiato con rivestimento PVD blu, 40 mm di diametro, 5,15 mm di spessore e il quadrante anch'esso in ottone con rivestimento PVD blu è decorato con una nuvola serigrafata utilizzando pigmenti metallici ispirata all'opera di Grasso e unico elemento visibile sul quadrante. Le lancette delle ore, dei minuti e dei piccoli secondi sono anch'esse rivestite in PVD blu. L'orologio è alimentato dal magnifico calibro BVL 138, un movimento ultrasottile automatico da 2,23 mm di spessore, micro rotore in platino, riserva di carica da 60 ore e decorazioni a codici NIV, perlage e anglage rigorosamente realizzate a mano. Il fondello in vetro zaffiro mostra la firma dell'artista e la silhouette della sua nuvola. Il prezzo è di 22.000 euro, mentre il listino del classico finissimo in titanio è di 17.700 euro. Audemars Piguet ha presentato un'opera d'arte, come è solita fare, ovvero una nuova edizione limitata del Royal Oak Perpetual Calendar Ultra Thin, referenza 26586BA, disponibile esclusivamente nella Grande Cina. Questo orologio presenta una cassa e un bracciale interamente in oro giallo 18 carati, diametro da 41 mm, un incredibile spessore di soli 6,2 mm, rendendolo uno dei calendari perpetui più sottili al mondo. Per fare un paragone, il Bulgari Octo Finissimo, di cui abbiamo appena parlato, ha uno spessore nel suo calendario perpetuo di 5,8 mm, qualche decimo in meno. Il quadrante dorato, con subquadranti tono su tono e una luna dorata su un cielo stellato blu, conferisce all'orologio un aspetto monocromatico unico e incredibilmente affascinante, oltre che indubbiamente prezioso. Le lancette e gli indici applicati sono anch'essi in oro giallo, con materiale luminescente bianco per una migliore leggibilità. È alimentato dal calibro 51-33, movimento automatico ultrasottile basato sul calibro 21-20-21-21 di manifattura Audemars Piguet, e l'orologio offre una riserva di carica di 40 ore. Il prezzo non è stato divulgato pubblicamente, ma potrebbe superare i 150.000 franchi svizzeri.
Vertigo Watches, microbrand italiano ormai storico che da sempre ha fatto del rapporto qualità-prezzo il proprio punto di forza, apre il Black Friday dal 25 novembre al 1 dicembre con uno sconto del 20% su tutti i prodotti in pronta consegna sul sito vertigowatches.com utilizzando il codice sconto BLACK20. Maggiori informazioni e tutti i prodotti disponibili potete trovarli online sul sito ufficiale. Zenith ha collaborato con Collective Horology per creare il DeFi Skyline CX Edition, un orologio sportivo di lusso in edizione limitata a 200 esemplari. Questo modello presenta un design monocromatico e minimalista, introducendo nuove caratteristiche nella linea DeFi. La cassa in acciaio inossidabile da 41 mm e il bracciale integrato intercambiabile sono rifiniti con una finitura sabbiata opaca, con accenti lucidi sulla corona, sui bordi della lunetta dodecagonale e su parti del fondello a vista. Questa combinazione conferisce un aspetto sobrio ed elegante. Il quadrante argento opaco mantiene il motivo a cielo stellato inciso tipico della collezione DeFi, ma introduce un effetto gradiente. Le stelle a quattro punte infatti sono profondamente incise al centro e diventano progressivamente più superficiali verso i bordi esterni. Il design è pulito, senza finestra della data, e l'indicatore dei decimi di secondo è posizionato a ore 6, una caratteristica precedentemente esclusiva dei modelli DeFi Skyline Skeleton. Gli indici delle ore e le lanciate spaccettate sono rodiati e trattate con Superluminova SLN C1, con accenti arancioni sulla lancetta dei decimi di secondo e sul numero 10 del subquadrante, enfatizzando la natura ad alta frequenza di questo movimento. L'orologio è infatti alimentato dal calibro automatico, il primero 3620 modificato, che opera a una frequenza di 36.000 alternanze ora e offre una riserva di carica di circa 55 ore. Il DeFi Skyline CX Edition viene fornito con un bracciale in acciaio inossidabile e un cinturino aggiuntivo in gomma arancione texturizzata, entrambi dotati di chiusura a farfalla. Il sistema di cambio rapido consente di passare facilmente da un cinturino all'altro senza l'uso di alcun attrezzo. Questa edizione limitata è disponibile esclusivamente attraverso Collective Orologi e la boutique online di Zenith e a partire dal 19 dicembre sarà disponibile anche in alcune boutique fisiche selezionate a un prezzo di 12.900 euro. Maurice Lacroix ha ampliato la sua collezione Icon introducendo modelli con casse e bracciali in ceramica, disponibili in due dimensioni, 39 e 42 mm, entrambi con uno spessore di 11 mm. Questa evoluzione rappresenta un passo significativo per il marchio, offrendo orologi con materiali avanzati a un prezzo tutto sommato accessibile. La ceramica tecnica utilizzata è una versione potenziata della ceramica tradizionale, ottenuta aggiungendo ossido di afnio, ittrio e alluminio all'ossido di zirconio. Questo processo migliora la durabilità, la stabilità termica e la resistenza complessiva del materiale, mantenendo le proprietà ipoallergeniche e la resistenza alla corrosione tipiche della ceramica. I modelli sono disponibili in due varianti cromatiche: nero opaco, che presenta una finitura opaca che conferisce un aspetto moderno e discreto, oppure bianco lucido, offre una finitura lucida per un look più brillante e distintivo. Il quadrante presenta un motivo Clos de Paris e indici applicati con trattamento superluminoso nuova per una migliore leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Le lancette delle ore e dei minuti sono anch'esse trattate con Superluminova e la finestra della data è posizionata a ore 3. Gli orologi sono alimentati dal calibro automatico ML115 basato sul sellita SV200. Questo movimento opera a una frequenza di 28.800 alternanze ora e offre una riserva di carica di 38 ore. Le funzioni includono ore, minuti, secondi centrali e data. Il bracciale integrato è realizzato anch'esso in ceramica tecnica, garantendo una continuità estetica e una resistenza superiore ai graffi. È dotato di un sistema di cambio rapido che consente di sostituire facilmente il bracciale con altri cinturini compatibili e questi orologi in tutte le loro varianti sono disponibili a un unico prezzo di 3.100 euro. Il Tag Heuer Monaco Chronograph Skeleton Pink è un'edizione speciale che unisce l'iconico design del Monaco con elementi ispirati alle vivaci luci al neon di Las Vegas e qualcosa di simile lo abbiamo già visto con il nuovo Hexagraph Miami Vice di HTD. La cassa quadrata da 39 mm di diametro e 15,2 mm di spessore è realizzata in titanio grado 2 con rivestimento DLC nero sabbiato, offrendo leggerezza e resistenza. La lunetta e il fondello presentano finiture sabbiate,
colorate, mentre la corona e i pulsanti sono in acciaio inossidabile rivestito in DLC nero. L'orologio è resistente all'acqua fino a 100 metri. Il quadrante scheletrato rivela il movimento interno con dettagli in rosa neon che richiamano l'atmosfera di Las Vegas. L'orologio è alimentato dal calibro automatico Heuer 02, un movimento cronografico integrato di manifattura con ruota a colonne e frizione verticale. Offre una riserva di carica di ben 80 ore e opera a una frequenza di 28.800 alternanze. Il Monaco Chronograph Skeleton Pink è dotato di un cinturino misto pelle di vitello nero e gomma con una dépliant pieghevole in acciaio inossidabile con rivestimento DLC nero anch'essa. Questa edizione speciale ma non limitata è disponibile presso le boutique Tag Heuer selezionate oppure online a un prezzo di 11.100 euro. Seiko ha collaborato con il marchio di streetwear Huff, fondato dal leggendario skater Kate Hufnagel, per creare l'edizione limitata Seiko 5 Sports Huff SRPL33. La cassa in acciaio inossidabile misura 42,5 mm di diametro e 13,4 mm di spessore, con una corona posizionata a ore 4 per un maggiore comfort. La lunetta unidirezionale presenta un inserto con una combinazione di nero, rosso e argento, ispirata al modello SRPK13. La finitura alterna superfici spazzolate e lucide conferendo un aspetto dinamico. L'orologio è resistente all'acqua fino a 100 metri e il quadrante argentato con finitura Soleil presenta indici e lancette con inserti in Lumibright beige. La lancetta dei secondi è laccata in verde lime richiamando il colore distintivo di Huff e il logo Huff è posizionato sul quadrante a ore 6, mentre la scala dei minuti inclinata presenta sezioni in verde lime e blu, aggiungendo un tocco di colore al design. La finestra del giorno e della data è incorniciata poi da un applique sfaccettata. L'orologio è alimentato dal calibro automatico Seiko 4R36, noto sicuramente per la sua affidabilità. Offre una riserva di carica di 41 ore e una precisione dichiarata da Seiko con una deviazione di più 45 meno 35 secondi al giorno. Tuttavia, l'esperienza pratica indica che spesso l'orologio è regolato con una precisione ben maggiore di quanto dichiarato, come peraltro vi ho mostrato anche in una recente recensione su King Seiko. Il fondello trasparente con una tonalità verde e il logo Huff al centro permette poi di osservare questo movimento in azione. L'orologio è corredato da un cinturino in acciaio inossidabile con chiusura dépliant. Il Seiko 5 Sports Huff Limited Edition SRPL33 è disponibile in edizione limitata di ben 7.000 pezzi a un costo di $380.